diciamo, abbiamo invitato questa sera con grande piacere la professoressa Viola perché non vogliamo dimenticarci che tutto questo casino politico sta succedendo nel pieno di una pandemia. Allora, ti voglio interpellare sulle seguenti questioni. Possibile rientro dei renziani? Per te è possibile questa quarta gamba di responsabili costruttori che si dovrà costruire, si costruirà nei prossimi giorni, richiederà un po' di tempo, anche perché chi pensa di sostenere il Premier Conte lo farà anche in cambio di qualche cosa, immaginiamo. Tu come la vedi? Chiedo scusa, ma ho avuto una serie di problemi tecnici. Io ho sospeso quando Scanzi diceva ma è la stessa Meloni che... In effetti, però chiedevo a Scanzi se questo è lo stesso Conte che ha governato con Salvini in modo entusiasta, se questo è lo stesso Zingaretti che aveva detto mai nella vita con i 5 Stelle e se questo è lo stesso Di Maio che aveva detto mai col partito di Bibbiano. Per cui, insomma, in quanto a coerenza, credo che ce ne debba essere un po' per tutti. Per quanto riguarda Renzi, il possibile rientro, io credo di no. Io non penso che Renzi sia così matto da negare il suo appoggio a provvedimenti utili alle persone, non so, l'acquisto dei vaccini piuttosto che i ristori, eccetera, eccetera. Ma tra Renzi e Conte ormai è una sfida personale, uno dei due di troppo. Io non credo che sia ricucibile quello strappo, perché oltre che politico è personale. Alessandro, ma tu escludi che il centrodestra si possa dividere nell'appoggio a Conte? No, non gli conviene. Non gli conviene perché per mille motivi. Principalmente, come dire, è possibile che ci sia, alla Camera c'è stata la Polverini, magari al Senato ci sarà qualcun altro, che in maniera personale o addirittura pilotata da qualche parte arrivi un aiutino, ma che il centrodestra ufficialmente si divida e si spacchi lo troverei concepibile, anche perché un centrodestra che governa in 10 regioni italiane non si può creare, mandare tutto all'aria per un futuro che rimarrebbe comunque incerto. Andrea Scar-